Democratico e dal Movimento 5 Stelle per Giulianova, per una svolta Giulianova. Quali sono le priorità del suo programma? Allora, il programma lo stiamo affinando e lo stiamo definendo in questi giorni con il supporto di tutte le forze politiche e anche di tutti i candidati, perché è giusto così. Però io la sintetizzo con sogni e bisogni, cioè mettere mano alle emergenze che ci sono in questa città, alle emergenze della manutenzione, alle emergenze del sociale, ma anche avere una visione in prospettiva per la città e quindi un programma che abbia il respiro di un piano strategico per Giulianova. Un programma politico, lei parlava delle priorità, ma secondo lei l'emergenza vera di Giulianova qual è? Ma sotto certi punti di vista potrei dire la manutenzione e il decoro della città. Basta pensare a quello che è successo con i rifiuti. Tuttora stiamo soffrendo per una incapacità dell'amministrazione uscente di mettere mano alla gestione dei rifiuti. Ma ci sono anche tante emergenze sul sociale, che sono quelle più delicate, quelle che abbiamo più a cuore per un sentimento di giustizia sociale che avvertiamo fortemente. Rispetto alle precedenti amministrative, finalmente il centrosinistra si presenta compatto. Ecco, questa è la vera e bella novità. Un centrosinistra che ha saputo lavorare insieme in questi anni, che ha saputo lavorare insieme anche nell'opposizione, in città e in consiglio comunale, perché è vero che in consiglio comunale siedeva solo il cittadino governante, ma è anche vero che con i partiti della nostra parte politica abbiamo collaborato per tante iniziative, ordini del giorno, mozioni, ma anche iniziative che ci hanno messo a contatto diretto con la cittadinanza.